al Noir Festival di Courmayeur con Pietro Sermonti, che ha dato la voce a Rex. Se adesso eravamo... Non ero io. Tu, cosa... ah già, tu è vero, no, tu, io scusate. Io corpo. No, aspetta. Era Morelli. Al Noir in Festival di Courmayeur con Pietro Sermonti, che abbiamo appena visto in Rex Undercover nel ruolo di un padrone provvisorio, diciamo, di Rex. Insomma, una cosa un po' particolare, adesso ce la racconti, anzi ce la racconti, cominciamo così. Sì, tra l'altro io non l'avevo mai visto, cioè l'ho visto adesso insieme a voi. Io, siccome è il Rex Undercover, Rex... per intrufolarsi e soprattutto per diciamo riuscire ad arrivare a mio fratello gemello, che è un criminale vero, diciamo che inizia a girarmi intorno a me, che sono invece una persona, un cretino che tenta di fare rapine senza talento, per cui diciamo il pubblico vede Rex che partecipare a una rapina e si chiede che ci fa Rex a fare una rapina, che è cattivo, no, semplicemente cerca di ingraziarsi la mia persona per arrivare al fratello, e quando scopre che mio fratello mi chiama durante la rapina mi ruba, poi lo sto dicendo tutto, un po' troppo, l'abbiamo svelato troppo, mi ruba. Però diciamo che è divertente ed è molto originale come nuova visione, no? Sì, ma io devo dire che facendolo mi sono divertito come un pazzo, a parte il terrore che avevo per il suddetto Rex. Sì, però devo dire che il risultato non è male, è divertente, perché come dire, qualsiasi cosa in cui c'è un cane, e soprattutto di cui si sentono i pensieri con un leggero accento tedesco, cioè la cosa bella, la cosa che mi è piaciuta di quello che ho visto è che si è trovata una un'unità stilistica, cioè una cifra evidente, e qui è una cosa al tempo stesso credibile, in cui c'è un cane, a parte me c'è un cane vero, mi ha ispirato la battuta, che volevo, non per dare del cane a te, ma perché volevo dire che se eravamo in un episodio di Boris qualcuno avrebbe sicuramente detto l'importante è che i cani non siano gli attori. Allora sappi questo, che i Manetti, siccome hanno fatto già una serie di Rex vero e ne stanno facendo un'altra, il primo giorno sul set la prima cosa che hanno detto era: signori, ironie su attore cane coso, chi le fa viene espulso immediatamente dal set, non sono tollerate, per cui hanno, sì, no, certo, era materiale potenzialmente borisiano, fortemente borisiano, anche perché il cane è strasbergiano, perché io prima raccontavo che mi avevano detto che in realtà Rex sono due, c'è cioè un cane da dialogo e un cane d'azione. Quello d'azione è quando capisce qual è l'attore che interpreta il cattivo, lo segue anche a casa, anche a pausa, cioè Carletto De Ruggeri, borisiano anch'egli, è stato molestato a pausa perché il cane non era uscito dal personaggio, insomma, per cui è assolutamente borisiano. Senti, qui siamo al Noir e c'è una domanda, anzi due domande, io sto facendo a tutti perché sono il rito di quest'anno. Sì. Quest'anno la tematica è la paura. E allora io ti chiedo, intanto un film che ti ha particolarmente spaventato al cinema, da quando eri bambino a quando sei diventato grande, non lo so, un film che ti fa particolarmente paura, e poi una tua grande paura? Allora, no, beh, un film è il primo che credo a 11-12 anni ho visto, è L'Esorcista, che mi ha terrorizzato, tanto che non sono un grande frequentatore del genere horror. Il noir mi interessa di più, però il primo e credo ultimo film horror che ho visto è L'Esorcista. E una grande paura... siamo nell'analisi. Una grande paura, forse mi verrebbe la UNB, ma non è una cosa potabile, ma ce ne ho talmente tante. La più grande... di essere di non essere sufficientemente sincero e fedele a quello che sento e penso, insomma, cosa che accade molto di frequente, peraltro. Anche perché quello della UMB, adesso non mi odiare, ma è già successo. È già successo, no, appunto è un incubo, infatti. Grazie a Pietro Sermonti, alla prossima.